Il padrone mio è uscito pazzo. Lega una provola a una palma e poi la riempie di botte. E guarda come ci crede. Forse è così che fanno per cambiare una provola in mozzarella. Non lo posso proprio guardare. Questo invece è un poco meglio. E chissà, potrebbe essere pure la padrona di una barboncina come lei. Sarebbe proprio una festa. Ma io mi accontenterei pure di una cuccherina. Ma... Lavi da chi da qui? Ma come qui? Sei uscito pazzo pure tu? Ma... Coda, coda, porta via! Sceri, tutto bene? Senti un po', Musugia. Si può sapere chi ti ha dato? Calma, amico, calma. Puoi andare in giro così e fare danni. Il giapponese ha torto. Ci vedi, a che ti servono gli occhiali? Ma non va appiccicato. Fammi parlare. Non si preoccupi, signorina, testimonio io. A torta di un interprete! Macchina! Sei sempre lì? Sì, Garcia, non ti perdo d'occhio. Se non fossi la mia compagna, ti sposerei. Vuoi smetterla, Bonetti? Oh, scusami tanto, ma sei talmente provocante che mi fai andare il cervello in tilt, capisci? Allora è tutto regolare. Come va? Hai mai camminato con i tacchi a spillo per 2 ore? Bonetti con i tacchi a spillo? Gesù, Gesù. Andiamo, te la cavi benissimo. Continua pure così, sei sotto controllo. Già, grazie a tequila. Non ti preoccupare. Che fiducia. Tutto bene, figliola? Si innesca con un niente, è un mondo malvagio se abbiamo bisogno di cose del genere. È la sua auto? No, venga, togliamoci di qui, è un rumore così forte. Ecco, qui va meglio. Allora, se lei mi assicura di sentirsi bene, certo. Io riprendo la mia strada. Sto bene, adesso... No, non è vero, lei sta tremando come una foglia. La mia povera moglie, pace all'anima sua, tremava come un frassino in una giornata di vento. Cosa la terrorizza? Senta, se non le dispiace... Coloro che sono al sicuro nel regno dei cieli non devono temere alcun male, figliola. Senta, io sono stato inviato ad annunciare questo messaggio all'umanità. Fratelli, pentitevi dei vostri peccati e cercate la luce della grazia. No! Andiamo. Avaglione è in pericolo. No! Mi lasci! Mi lasci! Ah! Il mio sangue laverà le tue colpe. Lo faccio io a te, io sangue! Oh, senti! Lasciami! Aiuto! Aiuto! Lascialo, tequila! Contro il muro! È così che ti comporti con le donne indifese? Sta tranquilla, quello non ti tocca più neanche col pensiero. Stavolta ti è andata male. Hai scelto la donna sbagliata. Fermo! Stai bene?
Sì, sto bene. Lasciami il piacere, Bonetti. È tutto tuo. Vedi come il suo peccato trafigge la mia carne? Non ti muovere. Sto fetentone te la trafiggo io la carne. Resta con lei. La tua superbia mi consuma. Sta zitto. La tua avvenenza da Shiva mi fa rabbrividire. Nessun potere può resistere contro di me, perché alla fine sarò salvato per l'intervento della luce. Zitto e attento a non sbattere la testa, predicatore. Ottimo lavoro, Garcia. Ottimo lavoro. Un attimo di attenzione. Mettete giù le vostre matite e preparatevi ad applaudire. Grazie alla brillante azione del nostro agente Angela Garcia, lo stupratore del parcheggio è stato assicurato alla giustizia. Ma non ho capito, io e il tenente stavamo là per bellezza. Devo ringraziare veramente tutti. Ma vorrei dividere il premio con il mio compagno. Tequila. Oh, che aspettate a applaudire? Ed è un arresto di cui qualsiasi agente andrebbe fiero. Già, e per un agente in prova si tratta di un'azione che ha dello straordinario. Allora è un'azione da donna. Come stai, Median? Violet. Bene, chi sarebbe questo damerino? E lei chi è, scusi? Avvocato Violet Richardson, il più aggressivo che ci sia al di qua della cortina arancione e l'oggetto segreto delle mie fantasie romantiche. Allora sei pieno di incubi. Vengo direttamente dall'ufficio del procuratore. Ah, e di chi ti stai occupando, se posso chiederlo? Del reverendo Joshua Pascoe. Reverendo? Lo stupratore del parcheggio è in realtà un reverendo. Attento, Bonetti, presunto stupratore. Lo presumo io, signora Richardson. Ha ragion veduta. Obiezione accolta, Garcia. Vieni, ti faccio strada. Un momento. Garcia, è lei che ha effettuato l'arresto? Sì, infatti. Sì, è stata lei insieme al tenente in visita a Bonetti. E dallo, mi hanno escluso una da vota. Lei viene con noi. E voglio un paio di foto del suo travestimento. Solo se lei ce ne dà una del suo, signora. Si veste così anche in tribunale? Ogni volta. E in genere vinco. Non lo metto in dubbio. Da quanto mi risulta, il reverendo Pascoe cercava semplicemente di aiutarla. No, quello cercava un'altra cosa. Il vostro prezioso nastro lo prova. Ho sentito parole di consolazione e tentativi di conversione. Sì, certo, conversione a U. Quello che non ho sentito, invece, è la fatidica formula che comincia con «Lei ha il diritto di rimanere in silenzio». Non gliel'hai detta? Sei tu che l'hai arrestato. Ma l'hai messo tu contro il muro, ti ho visto! Io stavo strapazzando un po', non ricordi? Ragazzi, ditemi che non è vero. Era un momento di estrema tensione. E purtroppo vi siete dimenticati di spegnere il registratore. Ehi, quell'uomo è colpevole, lo sappiamo tutti e due. Questo dovrete provarlo. Liberalo. Se voi applicavate il regolamento, io sarei rimasta a dormire e saremmo stati tutti molto meglio. È colpa mia, sono il più alto in grado. Per favore. Perché, scusa? Tu eri andato a prendere la macchina. Non devi discolparmi. No, sei tu che vuoi discolparmi. Allora vuoi rilasciarlo prima o dopo aver ascoltato il nastro? No, lo libero subito. Capitano, quel tizio è il lerciume della società. Bonetti, moderazione, eh? Ecco, me lo mangerei con moderazione, non tutti insieme. Violet, vuoi essere così gentile da togliere questo lerciume della società dalla nostra prigione il più presto possibile? Grazie. Alla fine sarò salvato per l'intervento della luce. I capelli. Ah sì? E tu l'hai picchiata? Per legittima difesa. A te com'è andata? Poteva andar meglio. Nessun compratore?
Facciamo la cena al contrario. Sì, dai, prima il gelato. Ah, e poi la carne e il riso. Devo mangiare anche l'insalata. Non so, vediamo se finisci tutto il piatto. Va bene, vediamo. Preparo io il gelato. Microonde. Manca una frittella, tavolette di cioccolata, niente. Ma che è successo? Siete a dieta o siete al verde? Volevo solo dirle che avrei bisogno di 2 giorni. Oh, lo credo, anch'io ne avrei tanto bisogno. Hai mai affittato una bicicletta e pedalato fuori città fino a una di quelle spiazzette? Una firma, capitano. Sì, certo. Mo faccia la faccia triste, visto mai qualcuno si muovesse a compassione. È molto importante. Mi basterebbe anche un giorno soltanto. Garcia, tu sei l'agente più istruito che abbia mai avuto. Grazie. Figurati. Quindi dovresti conoscere la sezione Z2, paragrafo 4, sì. sul congedo per malattia, le assenze ingiustificate, certo, il tempo libero, eccetera. Certo, no? Capitano, so che tecnicamente non avrei diritto a un giorno. Ascolta, se dovessi mettere in congedo tutti i poliziotti ai quali è andato male un arresto, rimarrei da solo. Chi le dice che sia legato a ciò che è successo ieri? Anni di comando e di esperienza, Garcia. Percezione delle vostre reazioni. E il fatto che l'agente De Vito mi ha detto che ieri, quando ti ha offerto una birra, si è sentito chiamare antifemminista. Capitano, io... Per cui, mi dispiace, non posso venirti incontro, ma ti passerà, vedrai. Se volevi un giorno libero, potevi fingere una colica. Grazie, Poletti. Peccato, sta guaglione va tutto storto. È semplice senso pratico. Così, alla mia imperdonabile dimenticanza, avrei dovuto aggiungere il disprezzo della procedura. Io lo faccio sempre. Quel porco ha tentato di violentarti, ne hai diritto. Ok, Garcia, senti, hai fatto un errore. Che problema c'è? Ne farai degli altri, quindi non ci pensare. Perché non vai a dirlo alla sua prossima Guarda vittima? Guarda che mi è successa la stessa cosa a Brooklyn durante l'anno di addestramento. C'era un tizio che chiamavano Rob Terzo Occhio ed era specializzato in rapine alle banche. Dopo che i cassieri gli avevano consegnato il denaro, boom, gli faceva il terzo occhio. Io e il mio compagno l'abbiamo preso e portato dentro, ma l'hanno liberato per un cavillo. Ci sono passato, so cosa provi. Quel tizio ha tentato di stuprarti. No, di certo. Si è introdotto in casa tua. Aspetta. Cosa? Aspetta un momento. Ma ho capito bene. Vieni qui. Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Che è successo? Niente. Garcia, che cosa ti ha fatto? Non mi ha fatto niente. Ho solo trovato la mia biancheria sparsa per tutta la casa. Mannaggia, stavolta abbiamo trovato il maniaco sessuale. Da oggi vieni a stare da me. No, grazie. C'è anche faccia rugosa a proteggerti. Se mi faccio il lifting va meglio. Bonetti, sono un agente di polizia. Non voglio lasciare che questo delinquente mi cacci da casa mia. E poi non ho bisogno di un uomo che corre in mio soccorso. Ma scusa, che diavolo c'entra il fatto che io sia un uomo? Sei la mia compagna, tu faresti lo stesso per me. E tu me lo permetteresti? No, ok, 0-0. Ma io non ho una figlia. Il tenente ha ragione, tu devi pensare a tua figlia. Ok. Forse hai ragione, per il bene di Teresa, certo. Ce l'hai fatta? Era tanto difficile? Ad una condizione. Attento che ti frega. Va bene. T'ha fregato. Ieri, quando sono andata a prendere Teresa, non le ho detto niente dell'arresto. Ma allora che cosa... Semplicemente non voglio che davanti a lei si parli di polizia, d'accordo? Questa è la mia condizione. Va buono? No, no. Sta ben attenta. Si dice va buono? Va buono? Ti darò ripetizioni. È un'idea. Sono un ottimo maestro. Si vede che non masticate la lingua. Si dice va buono. Da quanto ci ho capito, qua non va buono niente.
Ancora qua. Ma questi due parlano, parlano, ma come si capisco? Non è possibile. Lei è una persona che si occupa di bonsai, non può essere così arrabbiato. Lo so, ma è come se l'energia di polo negativo tornasse indietro a ossessionarla. E deve fare. Ma come parla questa? Capisco di più il giapponese. Si manifesta con voi due siete ancora qui da stamattina. Oh, onete-san, io cosa so? No. Visto cosa ha detto? Non può provarlo. Cheryl, tu parli giapponese? No. Bonnette-san, golungulu, asakata... Ha davuto questo culo. Non cominciare di nuovo con i tuoi sproloqui, altrimenti ti arresto, capito? Smettila, kamikaze, oggi non è proprio giornata, non sono in vena. Ma chi me l'ha mandato questo falla finita? Smettetela. Ah, mamma mia. Sentite, in macchina dovrei avere dei moduli. Adesso li prendo, li riempite e ve ne andate. No! Hai, senti, noi non vogliamo riempire niente. La nostra assicurazione ci caccerebbe via. E poi... noi due stiamo simpatizzando. Ma che è successo? Si è innamorato di sto scorfone giapponese? Hai, è stata una sorta di arte astratta. Quindi lascia perdere. Ce ne andiamo a cena, ok? Hai! Ciao! Vuoi mangiare giapponese? No! Fa schifo! Succede solo in California. No, questa è una novità pure per noi. Ecco qua. E adesso scodinzola. Scodinza? Come scodinza? Mamma! Che c'è, cara? Frifri non vuole più giocare con me. Frifri? Ma che sono, un cannarecchione? Si sarà stancato. Dai, è ora di cena. Ho fiocco un coppo a sedere. Mi chiama Frifri. Speriamo non mi faccia la permanente. Tequila, abbiamo due ospiti stasera. Due persone molto speciali. Una regina e una principessa. E siccome il re sono io, tu puoi essere solo il buffone. In vostro onore ho cucinato un piatto speciale. Era il mio piatto preferito quando ero ancora un bambino e abitavo vicino a un bosco meraviglioso. Ma prima di dirvi di che si tratta, preghiamo, ok? Signore, ti ringraziamo per il cibo che ci hai dato. Amen. Amen. Allora, si tratta esattamente di capellini alla marinara con un po' di parmigiano e funghi. Ti piacciono i funghi? Sono squisiti. Teresa. Fanno schifo pure a me. Vuoi essere più educata? Mamma, l'ultima volta che ho mangiato i funghi ho vomitato tutto. Mi dispiace, lo sai come sono fatti. No. Se vuoi, glieli tolgo. Io li adoro. Ora va bene? No, ce n'è ancora uno. Dov'è? Questo qui. Come ho fatto a dimenticarlo? Eppure si vede benissimo. E questo qui. Questo qui. E quest'altro. E quest'altro. E questo. Ascolta, Teresa, se apro lo sportello di quella credenza e ti prendo dei cereali, saresti più contenta? Altro che! Vuoi vedere che gira e gira sto schifo e i capellini toccano a me? Piatto di cereali in arrivo. Mamma, perché stasera dormiamo fuori casa? Dormiamo fuori casa... perché a casa nostra... A casa vostra ci sono i G-Bip. G-che? Sai cosa sono i G-Bip? No. I G-Bip sono dei piccoli... sì, insomma, dei piccoli... vermi. Sono dei cosini pelosi che corrono per la casa. Non sai quanto sono fastidiosi. Come le cimici. Giusto, come le cimici. Per piacere, stiamo a tavola. E c'è un enorme G-Bip che presto schiaccerò personalmente. Grazie. Prego. Bene, ti piacciono quei cereali? Io però preferisco i funghi. Adesso per forza. Che c'è? Io non riesco a dormire. La mamma ha dei problemi al lavoro. Secondo me non sta vendendo nemmeno un quadro. Quadro? Sì. A lei piace vendere quadri. È il suo lavoro. Ma nessuno glieli compra. E quindi è preoccupata.
A volte dipingo dei quadri e lei li porta al negozio. Non posso disegnare. Domani mattina ti faccio un bel ritratto. Magari riesci a venderlo, così sarà più contenta. Povera amore, a voi bene a mamma, eh? Poi dalle tenebre verrà un orribile fuoco a bruciare la nostra povera casa. Dimmi, ragazza, cosa ti aspettavi di trovare in questa terra dove scorre il miele e il latte? Cioè la California. Un impiego sicuro nel cinema. Un ragazzo carino. E non hai trovato niente del genere. Non è così? Sì. Ascolta la mia voce. Un giorno tu uscirai da questa oscurità e dagli incubi della tua depravazione. L'unico incubo qua sei tu. Sì, continua col tuo sermone. Alla fine ti farò io quello dell'Apocalisse. Un giorno potrai essere guidata nello splendore paradisiaco della luce eterna. Potrai essere riparata da tutti i mali e dalla pestilenza di questa valle di sofferenze. E sarai redenta dai tuoi peccati. Non lo crede anche lei, tenente Bonetti? Adesso vai, cara, e pensa a queste cose. E quando sarai pronta, potrai tornare. Perché non telefoni ai tuoi genitori? Con questa ti è andata male, eh? Per ora. Da quant'è che le stupri? Tu non puoi riconoscere le strategie dell'uomo eletto da Dio. Ma io riconosco la strategia del tuo figlio androgino. Dio? Lui lo sa che sei stato in prigione per vari reati. E sa anche che ti sei fatto cacciare dalla chiesa in cui sei cresciuto perché ti hanno sorpreso a molestare le ragazze del coro. Solleverò i miei occhi alla luce. Andiamo, smettila con queste esibizioni. È pure stonata. Perciò hai fondato una tua chiesa, ma lo Stato te l'ha fatta chiudere perché ti hanno colto con le mani nel sacco, anzi nella cassetta delle offerte. La luce mi solleverà in a... Bravo, Nick, dagli un po' che mazzate. Ora ascoltami bene. Ovunque tu vada, io ti starò sempre alle calcagna. Qualunque cosa tu faccia, io ti sorveglio e ti aspetto al varco. E se ti fai trovare vicino all'agente Garcia, vedrai di persona quella luce eterna di cui parli tanto. L'agente Garcia è la tua sgualdrina, vero? E daglielo, daglielo! Andiamo, Tequila. Vengo, vengo. Datti a corte, predicatore. Gira alla larga perché quello che non ti fa lui, casomai te lo faccio io doppio. Ok? Allora, che è successo? Eh? Andiamo. Confidati con me, dimmi di che si tratta, paisà. Ehi. Primo, non so di che cosa sta parlando. Secondo, da quando in qua siamo diventati paesà? Ma come? Siamo fra uomini. Tu, Garcia... No. Che cosa sta pensando? Guardi che lei sbaglia. Il fatto è che quando ti ho chiesto di insegnare qualche trucco alla mia recluta migliore, non credevo che mi avresti preso così alla lettera. Ma che si è messo in testa questo? No, aspetti. Garcia ha fatto disinfestare il suo appartamento e io l'ho invitata a stare a casa mia. Non so cosa le abbiano detto, ma se fosse stato e non è stato, se l'avessimo fatto e non l'abbiamo fatto, di certo non sarebbero affari suoi, giusto? Mo che ci pensa, però? Ciao Sabrina. Buongiorno. Mi raccomando. Va bene, arrivederci. Salve signora Martin. Arrivederci. Buongiorno, dov'è Teresa? Ah, salve signora, l'ha presa il suo amico. Oh, capelli neri con un grasso cane. No, era il suo ministro, ha detto che la troverà a casa. Aveva un suo biglietto. Non è la sua calligrafia.
No, signora. Oh, mio Dio, mi dispiace. Teresa. Teresa! Garcia, aspettami! Non ti preoccupare! Sì, il predicatore è stato qua. E anche la bambina di Garcia. Ci penso io. Lascia stare. No, non lascio stare. Guarda come sei ridotta. Aspettami qui fuori. Bonetti, sto bene. Ascoltami, non sai cosa troverai lì dentro. Ha ragione, tenente. Bonetti è mia figlia, ne ho tutto il diritto. Ciao, Tequila. Ah, grazie a Dio. Teresa, va tutto bene? Tutto bene, mamma. Perché piangi? Chi ti ha portato qui, Teresa? Un amico della mamma. Quale amico? Un signore simpatico che diceva di accendere la luce. Ma Teresa, lo sai che non devi andare con gli estranei. Quante volte te l'ho detto? Ma lui ha detto che facevi tardi. L'hai mandato tu, no? Vuol dire che hai venduto un quadro? Ancora con sti quadri. Digli la verità, Garcia. Dove stiamo andando? Torniamo a casa mia. Non ricordi che da voi ci sono i gibbip? Sì, insomma, quei piccoli vermi. Non è che vuoi farmi mangiare quei funghi schifosi? Schifosi? Schifosi, schifosa, a guagliolo te ne ragione. Per piacere, mai pigliato per un giocattolo a quattro zampe? Ora Barbie va a cavallo. E troviamo una bella jeep per sta Barbie, io mi riposo un poco, va. Lo sai che Barbie ha una cagnetta? Ah, lo sta la cagnetta? Ah, è un pupazzo. Io già mi pensavo chissà che... Devi dirglielo. Che cosa? Come cosa? Qual è il tuo vero lavoro? Oh. Ha diritto di sapere la verità. La verità, Bonetti. Che sono in polizia. Suo padre faceva il poliziotto e l'hanno ucciso. Vuoi che si chieda quando toccherà sua madre? È questo che vuoi? Avresti dovuto pensarci prima di arruolarti. Questo è un colpo basso. No. Diamo da mangiare ai pupazzi. Questa è la verità. Ascolta, qualche tempo fa io, Pete e Tequila eravamo di pattuglia. Ci chiamarono per una lite fra coniugi. Il marito tradiva la moglie e lei voleva farlo a pezzi con un'accetta. Ricordo che sul divano c'erano le tre figlie che stavano a guardare. Riuscisti a calmare la donna? Sì, riuscii a calmarla. Così evitai alle tre ragazze di andare al funerale del padre. Senti, Garcia, non dico che devi lasciare la polizia, ma che dovevi pensarci fin dall'inizio. Così non avresti dovuto mentire. Ok, non ci ho pensato, hai ragione. E allora? Allora rimedia. E fallo al più presto. Non si fiderà più di sua madre. Un giorno o l'altro dovrà saperlo. Ed è meglio che lo sappia da te. Non so cosa fare. Devi dire sempre la verità. È la cosa più giusta. La cagnetta che vola. Eh sì, mo vola pure. Guarda, mamma, le ho messo un fiocchetto al collo. Dici che piacerà a Barbie? Senti, vogliamo sederci un momento a tavola? Che tenerezze che fanno. Devo dirti.
dirti una cosa che ci riguarda da vicino. Hai deciso di sposarti col signor Bonetti? No, non si tratta di questo. Si tratta del mio lavoro. Anzitutto alla galleria d'arte non ci vado più. Ormai saranno un paio d'anni. E dove vai allora? Ecco, per un po' di tempo sono andata a scuola, in un posto che si chiama Accademia. Cioè per imparare di più sui quadri? No. Vedi, ho lasciato che tu lo credessi finché ho deciso che eri abbastanza grande per capirlo. Teresa, io... Ecco, io lavoro per il dipartimento di polizia. Vuol dire che lavoro in ufficio? Certo, a volte lavoro in un ufficio e a volte vado... giro in macchina con il signor Bonetti e Tequila. Insomma, fai la multa alla gente. Sì, anche, e altre cose che fanno i poliziotti. È proprio questo che ti volevo dire, tesoro. Il mio vero lavoro. Sono un agente di polizia. No, è quello che faceva papà. Sì, tesoro, e lo fa anche la mamma adesso. Ma papà è stato ucciso. Teresa, devi stare tranquilla. Io ti assicuro che starò attenta, che cercherò di evitare... Mi hai detto una bugia. Sì, lo so, tesoro, ma avevo un'ottima ragione. Ma tu dici sempre che le bugie non si dicono. È vero, amore, ma non volevo che ti preoccupassi per me. Sei stata cattiva, Teresa. Bugiarda, bugiarda. Mi dispiace tanto. Teresa! Teresa! E beh, che c'è? Adesso ti senti in colpo. Tanto prima o poi dovevi dirglielo, no? In casa non ci sta. Ma dove è andata sta guagliungella? Qua dormono tutti. Nico, Teresa non si trova. Ti potresti svegliare due minuti? Mi dispiace. Il pranzo faceva schifo. A me sto fatto non mi piace proprio. Ah, sei tu. La bambina è in pericolo. Ho capito, devo fare un po' che casino, va. Sveglia, sveglia. Teresa non si trova. Sveglia. E svegliatevi. Su. Teresa. Forza, Nico, non restare là impalato come uno scemo, dai! Teresa? Mi dispiace, non so cosa gli hai preso. Teresa?
Teresa? Teresa? Forse è andata in spiaggia. Non lo fa mai. Ma insomma, restate qua a parlare del più o del meno o mi date una mano a cercare sta guaglione. Forza, andiamo! Ma vi muovete o no? Vuoi aspettare un secondo? Gesù, Gesù. Scusi tanto, chi ha visto da che parte è andata una piccerella che è uscita da questa casa? Ehi, com'è nervoso sto gatto. Dove? Alla spiaggia? Teresa è scomparsa e tu pensi a un gatto. Ah, ah. Beh, grazie, mi ha fatto proprio una cortesia. Andiamo. Andiamo. Sono tre ore che lo sto dicendo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. È difficile seguire un odore col mare a due passi. E come faccio? Aspetta, un odore lo sento. Cosa sta aspettando? Non lo so, non sono. Eh sì, c'è qualcosa che... Aspetta. Ecco, l'odore era proprio questo. Buon naso non mente. Oh mio Dio. Coraggio. Non ti preoccupare, la troverò. Spero solo che non sia troppo tardi. Vieni, la troveremo, vedrai. Sta attenta, Teresa. Io non devo parlare con lei. Lei è un estraneo. No, non è vero. Ci siamo conosciuti. Siamo amici. Non vorrai certo cadere giù. Qui siamo troppo alti. E l'acqua è così fredda. Fredda e profonda. Non so neanche nuotare. E le onde sono molto forti. E ti trascinano giù nell'abisso. Dove la luce non riesce a trovare neanche un varco. Mia madre mi ha mentito. Tua madre un giorno mi ha maltrattato. E come? Perché ti ha maltrattato? Ho cercato di avvicinarla, per infonderle la mia fede, ma non ha voluto ascoltarmi. È stata cattiva. Perché tua madre ti ha mentito? Lei lavora nella polizia, ma non me l'aveva mai detto. Perché? Perché mio padre faceva il poliziotto ed è morto. Hai detto che lavoravi con mia madre nella galleria d'arte. Hai mentito anche tu. Sei un uomo cattivo. No, non è vero, non sono un uomo cattivo, Teresa. Sono uno strumento della luce. E qualche volta questa luce viene a chiedermi di fare cose che non sembrano carine. In certi momenti la luce deve punire le cattive azioni. La luce intendeva punire la tua mamma. E adesso so come la punirà. No, Teresa! Aiuto! Lascia! Questo era reso dai conti. Vieni fuori, maniaco. Teresa! Sta qua dentro. Teresa! Teresa! Mamma, aiuto! Vedi? La vedi? Ecco la luce. La luce che mi darà la vita. Teresa! Apri la porta! Non fare così, sta calma, non credo che sia armato. A cosa gli serve avere un'arma alla mia bambina? Teresa, ce l'ho io. Metti giù la pistola, mettila giù, ho detto, coraggio. Non avere paura, okay. Teresa. Ci sono qua io, cara, non devi aver paura. Mamma, un uomo cattivo, mi vuole bruciare. No, amore, non lo farà. Ci penso io. Ecco fatto. Ah! Ah! Ah!
Tequila! Bonetti, è mio! È mio! Richiamatelo! Tequila, lascialo! Lasciamolo un pezzetto, Mamma mia! Fermala, oh! Questa la cina! Può bastare. Altro che... Garcia, finisci! Ora basta, Garcia! Basta! C'è qualcun altro che ha bisogno delle tue attenzioni, calmati! No, tu no! Non potrai mai lottare contro la luce! Allora, chi di voi sarà il primo a farsi avanti verso la luce? Tu! Quella è scarica, ma questa no. Ma come ci fai correre appresso a questo pazzo e tieni la rivoltella scarica? Ma allora sei pazzo pure tu. Bonetti. È un vecchio trucco di New York. Il primo cilindro è sempre vuoto, nessuno sparo accidentale e nessuno ti spara con la tua stessa arma. È il tuo arresto, Garcia. Coraggio. Forza, Angelo, forza. Joshua Bosco, ti dichiaro in arresto. Aha. Per sottrazione di minorenne. Sì. Ti dichiaro in arresto per detenzione illegale di arma da fuoco e per tentato omicidio di un agente di polizia. Bravo. Hai il diritto di rimanere in silenzio. Se rinunci a questo diritto, tutto ciò che dirai sarà usato contro di te. Tanto dici o non dici, ormai di prove per sbatterti in galera ce n'abbiamo una montagna. Sono così contenta di farti vedere finalmente dove lavoro. Sai, una volta sono andato a trovare mio padre in ufficio. Che cosa faceva? Era consigliere speciale del Vaticano per gli affari esteri. Era molto indaffarato, non lo vedevamo spesso. Però ho avuto un incontro privato con il Papa. Ti faccio vedere una cosa. Ecco, bravo, falle vedere il distributore di dolci, va, capo, il cirello te ne fa. Pulì. Ah, aspetta, dove andate? Il distributore è stato all'altra parte. Ma dove andate? Oh! Quello è tuo padre. Mi trattano come fossi invisibile. Era carino. E sua figlia è bellissima, se mi permetti. Altro che. Anch'io ho una cosa per voi. Oh, meno male, va, finalmente si mangia. Grazie, è molto carino, ma preferivo un dolcetto. Chi sarà? Non si riconosce. Aspetta un momento, non offende. È invidioso perché non l'ha fatta a te il ritratto, Vero, Tenere? Questo è un altro ritratto per il muro d'onore. Ecco, brava Garcia, appiccicala al muro, va. Carino quel cane, sta simpatico.